stata la puttana di prima. Magari il bandiero. Buongiorno, bentornati dal vostro chef Gino Barbieri. Il corso di cucina per single. Ancora, ora è venuto il caso, non sono single. Fidati, fidati, tra pochissimo lo sarai. Ok, allora, prima ci ha fatto un primo. Qui. Adesso il secondo. Ah, vuoi un secondo? Manca un minuto, ce lo prendo, dai, fascia, dica, dai, tanto ci sono qua a fare. Cosa fa? Niente, dai, fascia. Io hai già fatto? Sì, mi basta anche molto meno a volte. Fai un secondo per piacere, la seconda portata. Ah, la disciplina, ma non sono bravo con i secondi, sono più bravo con i primi. Posso preparare magari un primo? Ma almeno provaci, ormai sei lì, dai. Va bene, ci posso provare, ma io non garantisco niente, sono solamente bravo con i secondi, ve l'ho detto a me. Che cazzo fai? Era l'ho castrato, più castrato. No, sinceramente no. Devo fare un po' più piacere. Ma che fai? Ma ti sembra a modo davanti al pubblico così? Cosa fai? E l'ho stufato. Bravo, oh, ma che fai? Te l'ho in scatola. Due bovini si incontrano, uno dice, uno lo vede molto agitato e dice, oh, stai manzo? Due pecore si incontrano e uno dice all'altra, come stai? E l'altra, beh! No, sinceramente no, ma... Sapete, no? No. Le battute di carne. Un applauso, sono bravi, ragazzi. Mi rompi i maroni, adesso guarda, se non la smetti, te la faccio così, te la faccio. Cosa? La fassona. No, sinceramente no. Hai detto che non sono bravo con i secondi, fammi fare un po' ti faccio fare quella cosa. Fai un secondo veloce, dai. Un secondo veloce? Dai. Un secondo adatto ai single, facciamo, guardate. Allora, è un secondo che tutti i single devono sapere fare. Sì. L'ha creata la mia filiera, è un piatto a cui sono molto legato. Uh-huh. Il cordon bleu, guarda. Ti piace? No. Poi faccio una bella. Fila molto bene. Sì, poi. Sì. Comunque dai, per favore. Qui? Lasciaci bene. Il tuo nonno per i secondi non diceva nulla? Mio nonno non diceva niente per i secondi, ma mia nonna sì. Sì. Diceva, Gino, ricorda, venire per secondi a volte non è una brutta cosa. Bravo! Grazie a tutti.